soltanto un 16,5%, questi sono dati ISTAT. E poi un altro importante elemento a cui abbiamo fatto riferimento è l'elevato livello di criminalità minorile in Sicilia, che è superiore del 3,5% rispetto alla media nazionale. Un elemento che sicuramente ci può fare capire quanto in realtà il progetto sia attuale, al di là del fatto che noi, la nostra idea progettuale si è sviluppata nel 2012 e che poi effettivamente è stato realizzato nel corso del 2014, è il fatto che per esempio è stata riscontrata una sfiducia, un incremento nella sfiducia nei confronti dell'Unione Europea di ben il 14% tra il 2010 e il 2015. E questo sono soprattutto nel periodo di crisi che in generale si sta attraversando, dimostra proprio come interventi di questo tipo che vadano a motivare i giovani e che abbiano l'intenzione di diffondere valori positivi tra i giovani siano necessari. Il nostro progetto si configura proprio come un progetto sociale ed è stato rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 e i 23 anni. E il nostro obiettivo principale è stato quello di diffondere la cultura della legalità, di promuovere il rispetto dei diritti e della dignità umana e la partecipazione sociale attiva. Soprattutto il nostro obiettivo principale era la possibilità di diffondere i valori europei di rispetto, tolleranza, ma anche di stimolare i giovani stessi ad agire nei confronti dei propri coetanei, ma anche nei confronti del loro territorio locale, come cittadini attivi, sensibilizzando essi stessi i propri coetanei o la cittadinanza in generale. Abbiamo voluto stimolarli ad avere un ruolo attivo nel campo del volontariato e ad avere un atteggiamento di maggiore legalità. E proprio per questo motivo abbiamo realizzato degli incontri con i giovani presso scuole, università, locali e piazze.